Veniamolo. E quello lì la taglia. Livello 2. Purezza 4, purezza 3. Ma domanda. Ok, effettivamente solo un cristallo artificiale finisce dentro, quindi niente, prendiamo questo, però io qua non vedo... Taglia sono identiche, però... Ma che sia io a decidere... Allora, la purezza meno 1, quindi se meglio usare come base quello più alto come purezza per perdere meno. Facciamo una prova, per esempio, se io prendo questo e metto l'altro al contrario, la purezza è 2. Quindi conviene combinarli. Quindi i cristalli sono indifferenti alla fine, li decidiamo noi, e semplicemente quando... Questo qui che non potrà mai essere usato come secondo. Però quello che succede probabilmente è che la purezza si abbassa, poi diventa tra l'altro di dimensione, è una, dice una media, 2, 2, farebbe 4 e 3 come taglia. Diciamo così che quindi praticamente il cristallo che noi creiamo può essere solo usato come base e quindi continuerà a scendere la purezza. Evidentemente... possiamo arrivare a 1, possiamo più dopo migliorarlo evidentemente, perché non può avere purezza 0. Ma ok, solo questa qua permette. No, stavo vedendo se magari c'era l'arco di, ammesso che stia usando un arco. Ok, vediamo un attimo, curiosità. Equipaggiamento, sì, un arco di legno, però ecco, si vede che essendo di legno non vale poi più, cioè insomma comunque è un equipaggiamento che non vale più di tanto. Quindi solo, infatti tra l'altro parlava della spada del ragazzo, solo questo qua possiamo, ok, miglioriamolo. Ma come non posso? Dov'è che lo vediamo? Perché è troppo grande? Ah, questo fa la automaticamente rango 1, rango 2, no. Migliora l'armatura. Che migliora... Puoi migliorarla gratis? Sì. Ok, però ci manca il muco sterile per il prossimo potenziamento. Adesso si può magari? Ok, quindi abbiamo prima migliorato. Ah, ok, 3 slot, vuol dire che... Sono 3 slot, allora vuol dire che la dimensione... Ma non so, è strana questa scelta. Così siamo 3 slot. In realtà è la dimensione del cristallo che possiamo metterci. Adesso possiamo appunto metterci un cristallo di livello 3. Diciamo così. Però io non l'avrei fatto in questa maniera, perché quelli sono gli slot. Sembra che noi possiamo incastrarci 3 cristalli, no? Però a quanto pare lo tratto in questa maniera. Ok, comunque lo facciamo. Adesso ti sta bene? Bon, ben fatto. Allora, sentiti libero insomma di usare i miei strumenti quando, ogni volta che vuoi. Però cosa, dobbiamo tornare qua tutte le volte? Allora, no, lo dà qua sotto. Deve andare su da qua in mezzo. Ok.
Tutti qua al mercato dichiarano di vendere del pesce fresco delle nostre acque. Ma ogni volta che io provo a pescare qualcosa, trovo solo spazzatura. Cos'è che faccio di sbagliato? Allora, questo è l'unico mercato di questo tipo in Valandis. Essere così vicino alle città libere del sud permette a Fastport di fiorire, diciamo così, relativamente parlando. Poi. Ehi, ragazzi, siete qua per fare affari. Ma chi abbia la reputazione di essere. Allora, ultimate linee. Rivenditore finale, ma boh. Il negoziante migliore conosciuto in tutta Escania. No? Voi non sapete nemmeno cosa sono gli affari. Oh. Io non vendo solo le cose per denaro. No. Anche tu puoi vendere qualcosa a me se è qualcosa di valido. E questo. Insomma, possiamo fare un affare. Tu puoi vendermi qualsiasi cosa, materiali, oggetti, collezionabili, qualsiasi cosa. Provaci. Prendi. Otter horse perch. Cos'è? Pesce persico di Lontra? Lontra è una cosa e pesce persico è un'altra. Comunque dice, provaci, prendi questa. Boh. Pesce persico dal mio ragazzo qui e poi vendilo a me. Allora, gli affari sono un'offerta speciale che tu sblocchi vendendo una certa combinazione di oggetti a qualsiasi mercante. Lì c'è scritto: nuovi affari sono stati sbloccati. Una volta che tu vendi una di questi oggetti, servono per fare un affare, ti verrà notificato. Sotto la lista affari ti viene mostrato tutti gli affari per cui tu hai venduto almeno un oggetto. Tu puoi controllare gli oggetti rimanenti che puoi vendere in ordine di acquistare l'affare. In che senso? Allora, il boss ti ha insegnato come usare gli affari, giusto? Come molto altruista da parte sua. Allora, seguimi su questo esempio. Ecco, prendi questo pesce persico a gratis. Ok. E non parla più. Andiamo da lui. Hai bisogno di qualcosa? Ecco qua, c'è appunto compra, vendi e affari. Vendere come si chiama, dei bottini, sblocca dei nuovi affari. Vedi gli oggetti e comprali. È sbloccato, cioè è bloccato quindi. Ma cos'è sta cosa? È un bug, cos'è? Inventario. Gli oggetti. Eccolo qua.
Ok, un pesce puzzolente che non può essere mangiato ed è per questo che è gratuito. Lì c'è scritto appunto vendi questo pesce persico e compra l'affare. Ah, ok, allora dobbiamo venderglielo. Questo? Ok, nuovi affari sono stati sbloccati, vediamo un attimo. Ok, praticamente è una collezione di oggetti per le prossime avventure. Quello che è richiesto è quello lì, e costa zero. Abbiamo ottenuto uno snack, uno sweet e un angel wing. In pratica mi sta dicendo, però non lo vediamo. Voi avete che possiamo vederlo, perché sennò. Chiara sta cosa. Vediamo il pompon qua. Ah, basta. Sembra che lui ci aveva fatto vedere la cosa. Ok, dobbiamo. Ah no, ok, probabilmente dobbiamo provare a vendere la roba. Se adesso qua non compra nulla, adesso questo qua. Se quella cosa lì ci avvisa che può sbloccare un nuovo affare, una volta che è sbloccato, allora lì vediamo la lista, però la vediamo solo lì, quindi io stesso poi me ne vado in giro, finché non sono davanti al negoziante, non vedo quella lista lì, non vedo la lista di oggetti, a quanto sembra. Quindi noi abbiamo ottenuto il pesce persico a gratis da quel tizio. Abbiamo venduto a lui. Avvisato e è bastato per prendere appunto questo pacco di benvenuto praticamente. Vabbè, però appunto rimane il discorso che dobbiamo andare di là, però okay. Vedo che c'è un punto. Però rimane il fatto che è una cosa che possiamo verificare solo quando arriviamo in un certo, da un negoziante. Sembra. Proviamo a essere un uomo di mare. Ok, quando la guerra arriva e i bordi vengono ridisegnati, noi possiamo semplicemente trovare un nuovo porto. Ok, se le cose diventeranno ancora brutte qui a Valandis, nulla ci tratterrà qui. Allora, vediamo un attimo. C'è un forziere lì. Ok, questa parte della città è chiamata il villaggio galleggiante. Questo è il posto dove praticamente i più poveri dei poveri vivono. Poi tra l'altro chiamare questa vita. Ok, quindi stiamo facendo un giro, qua è tutto inaccessibile. Andiamo qua. Ok, i ricchi si coprono di profumo per profumare meglio, ma loro stanno semplicemente prendendosi in giro. Qui giù è dove c'è la vera puzza. Tu senti tutta questa spazzatura? È arrivata tutta da lassù. Ovviamente. Ok, una guerra non fa nessuna differenza per noi qui. Noi non abbiamo nulla da mangiare in ogni caso. Dato che siamo molto malati, noi non possiamo nemmeno
non veniamo praticamente presi nell'esercito. Chiedimi se questa è una benedizione o meno. Beh, allora, non solo la donna in questa tenda, un attimo, questa baracca, ah, non solo la donna in questa baracca è malata e ferita, ma lei si prende anche cura dei gusci, conchiglie, delle conchiglie. Vabbè, aiutare le conchiglie è piuttosto inutile se me lo chiedi, ma nulla la può salvare dal suo fato. Ah, però attenzione, a parte questo lei ha anche una, come si chiama, una veggente, con quelle che ti leggono la mano sostanzialmente, una strana combinazione. Andiamo a vedere. Sembra una cosa di lusso in realtà. È anche vestita. Questi? È anche vestita bene. Ok, allora forse non è lei la malata, ma accoglie i malati. Avevo questo dubbio. Alana dice: aiutare le persone è la mia passione. Questo è quello che i eroi di ogni giorno fanno. Praticamente sembra che non abbiano uno sguardo. Ok, quindi accoglie i malati, non è lei il malato, mi sa. Beh, pare che Magnolia si chiama. Pare carino come disegno. Ok, mi dispiace, ma noi non prendiamo nessuno di nuovo. E io non sono nell'umore di... Beh, no, non sono nell'umore per nulla, in realtà. Ma hai detto che era... Boh. Quindi non ci fa, non ci legge le mani? Non ho capito questa cosa. Mi lascia quanto perplesso. Qui non è... Tra l'altro era l'unico edificio in cui entrare. Qua? A me viene il dubbio che però non che sia da entrare in un tombino qua. Questo dubbio è venuto subito. Però come si fa a entrare nel tombino? Punto domanda. Visto che siamo anche usciti da un tombino. La cosa di impressione, no? Che per raggiungere quel forziere lì bisogna entrare in un tombino e fare un pezzo di fognatura. Qua non si entra. Qui non si entra. Perché là comunque è segnato un... Però, boh. Che si faceva, se cos'è, overdrive area size. Ah, ok, l'area dell'overdrive, cioè puoi ingrandirla, è molto più stretta, molto più larga. Beh, è un aiuto. Statistiche dei nemici alte, basse, cioè qua è un discorso di quanto pare sembra il livello di difficoltà questo, e tu puoi diminuire la taglia dell'overdrive, per cui sei più spesso in overite, no, sovraccarico, oppure anche le statistiche le puoi aumentare e anche l'aggressività. Ok, sì, quello. Proviamo a abbassare un attimo. Sì. Boh, lì non so come si fa ad andare. Questo chi è?
Allora, le persone dicono che i naviganti, insomma, non hanno una casa. Che loro non sanno, cioè loro non sanno cosa proviamo noi quando veniamo messi nel mare e come tornare a casa. Quattro fibre di cocco. Cocco, cocco bello. Ricordo quando in spiaggia. Quarryman. In effetti posso muovere la telecamera. Vai qua, caposquadra. Sto andando un po' lentamente, ma vabbè, stiamo esplorando, quindi. Allora, il caposquadra sembra molto forte, ma lui è semplicemente la gallina più grande. Quando abbiamo ricevuto le notizie dal palazzo prima, lui ha girato immediatamente la coda. Ok. Ed è praticamente scappato. Questo perché dicevano che erano pirati, probabilmente è scappato. Veloce, uomo. Noi stiamo caricando il cargo e poi andiamo via da qua. Lasciamo Valandis bruciare con noi. Appunto, il nostro caposquadra è da Galtena, un posto dall'altra parte del mondo. Quando lì praticamente un gigantesco fungo si è sviluppato su tutta la terra lì, questo ha causato un sacco di problemi. Insomma, una brutta storia, se devo dirtela. Il nostro capocantiere, il nostro capo, come caposquadra, eh? Il nostro caposquadra non ha delle belle, bei, bei ricordi di quello. Allora, McClock. Quindi mi sembra che abbiamo visitato tutto anche qua. Che possiamo andare di qua. Aspetta, ah, questo era il. Ok, loro hanno visto un mostro apparire nel mezzo del banchetto reale. Oh, è difficile da credere, ma d'altra parte la quantità di mostri stanno assolutamente aumentando negli ultimi mesi. Di qua eravamo già venuti alla fine. Se voi seguite la strada, voi raggiungerete la guilda degli avventurieri. Perché se sapete come usare la spada, potete guadagnare una moneta o due. Va bene, grazie. Il nostro cancelliere è un uomo di decisioni rapide. Il passaggio per Cortara è stato chiuso. Là. Wow. Anche questo sembra Ultima 7 Britannia quando si arriva nella capitale. Ok, vediamo. Questa è la guilda degli avventurieri, un posto pieno di capaci combattenti che possono insomma completare qualsiasi compito pericoloso tu abbia. Eccolo qua. Ce lo dice adesso. Più alto il valore della mente, maggiore è la tua difesa contro gli attacchi magici. E inoltre aumenta anche le tue capacità di cura. Ah, aspetta. Cos'è un tutorial qua? È quello che dobbiamo venire qua. Comunque, se il nemico è accecato, i suoi fi attacchi fisici andranno sempre. Ma saranno mancano sempre l'obiettivo.
Questa è una potente manovra difensiva, accecarle, ok? Vediamo, vediamo. Ok, il tuo Valor Minuet fa recuperare un po' di punti tecnica, giusto? Tu devi usarlo prima di finire i punti tecnica per aiutarti nelle situazioni pericolose in battaglia. Altrimenti... Ok, ovviamente, se lo usi dopo che l'hai finiti e non ti aiuta molto. Vabbè, poi... Ok, silenzio ti blocca l'uso delle abilità magiche. E queste sono sempre le abilità con la icona gialla. Mentre invece la cura magica in realtà funziona sempre. Ok, quindi la cura è ritenuta magia, ma è una cosa a parte, infatti deve stare in verde, mi sembra, l'icona. Ok, poi... Ah, sai che ci sono dei mostri unici? Praticamente che ce n'è solo di un tipo che esiste per il mondo. Tipicamente lo sono più forti degli altri, ma loro lasciano anche un speciale bottino, per cui vale la pena insomma di fare una dura battaglia con loro. Per esempio puoi trovare due mostri unici nei campi di Rohan. Uno è Tak Vejak di fronte al cancello nord, e poi la rana saltatrice a nord di Basil. Se tu ti unisci alla... Ah, ok. Siamo noi che ci uniamo alla gilda. Se tu ti unisci alla gilda, noi possiamo darti altre informazioni. Poi. Eccolo qua, sì. Se tu non hai altre azioni disponibili in battaglia, puoi anche usare, per esempio... Puoi usare forte, secco, olio o bagnato con un nemico, perché così un altro personaggio può fare più danni nei prossimi turni. Ivi, cosa vuol dire? Ivi vuol dire pesante, cosa intende? Allora, dry, secco, quindi probabilmente se il nemico è bagnato lo puoi asciugare, ma Ivi, olio, lo sappiamo, aumenterà sicuramente i danni di fuoco. E bagnato, saranno i danni di elettrici. Di solito bagnato era collegato all'elettricità. Ecco, aspetta un attimo qua. Ah, ok. No, in questo... Ok, adesso vediamo qua. Niente, l'olio rende i nemici più vulnerabili agli attacchi di fuoco. L'ivi agli attacchi di terra. Cosa lo appesantisci, la terra fa ulteriori danni. Vabbè, mentre invece asciutto fa più danni, riceve più danni dagli attacchi di acqua, quindi se lo rendi asciutto gli fai più... è un po' strana una cosa. Mentre invece se lo rendi bagnato agli attacchi di vento si raffredda, si vede che gli viene raffreddore. Boh, vabbè, ok, poi questo qua, dov'è? Ok, fare un attacco normale di solito è la più debole delle opzioni in combattimento. Vabbè, dato che tu vieni, come dire, recuperi tutte le energie alla fine di ogni battaglia, consiglio di concentrarsi sull'uso dell'abilità. Sì, perché appunto rispetto alla normale puoi abusarne. Basta che finisci il combattimento, poi tanto tu si ripristina, non devi usare oggetti o riposare per recuperare i punti tecnica. Ok, vediamo